La palla per l'arbitro, dunque non è stato gol, 1-0 per i rumeni. Qui siamo al Flaminio. Roma addirittura viene sconfitta in casa da questa squadra tedesca del Norimberga, che va in vantaggio al 44esimo con Sano, un giocatore senegalese molto vispo, molto veloce, che ha messo in difficoltà. Qui addirittura c'è una break dance dopo il gol verso la curva nord dello stadio. Rivediamo il gran colpo di testa di questo centravanti molto attivo, che ha messo a ferro e fuoco la difesa romanista. All'inizio della ripresa c'è un rigore per la Roma, tramonto di Föller, vediamo Desideri che alla sua maniera spara alle spalle del portiere. È il momentaneo pareggio, per la Roma potrebbe esserci una svolta, ma è ancora il Norimberga a mettere in difficoltà la squadra giallorossa, che deve subire un altro gol. Eckstein sorprende tutti, entra in un'area completamente sguarnita e la colpa maggiore è proprio della difesa giallorossa. Dunque una Roma in difficoltà, ancora la possibilità di ripetere questo gol, una Roma che esce sconfitta e che vede a questo punto compromesse le sue possibilità di proseguire il suo cammino in Coppa UEFA.